A Fiumefreddo di Sicilia è stato siglato un accordo per un patto di collaborazione tra Comune ed Università degli Studi di Catania. Nello specifico sarà il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura a lavorare in sinergia con Fiumefreddo per rivedere in particolare alcuni punti del piano regolatore. L'università si prefigge l'intento di promuovere e partecipare a sviluppo e crescita dei territori o delle comunità di afferenza, offrendo il proprio patrimonio di conoscenze e competenze culturali e scientifiche. Il protocollo di intesa col Dipartimento di Ingegneria ed Architettura ha validità quinquennale e sottoscrive reciproco impegno e punto di riferimento per la costituzione di un rapporto di collaborazione in attività di comune interesse. Il contributo di una struttura di così alto valore culturale e scientifico come il Dipartimento di Ingegneria ed Architettura potrà valorizzare le risorse del territorio, perseguendo una crescita sociale, economica e culturale di tutta la comunità fiumefreddese. Difatti, tra le finalità degli enti territoriali comunali c'è pure il perseguimento della crescita socio-economica e culturale delle comunità, da attuare attraverso azioni capaci di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. E tale sviluppo sostenibile richiede oggi uno sforzo volto alla realizzazione di politiche innovative capaci di congiungere interessi di lungo e breve periodo. Queste politiche non possono prescindere da un'attenta fase di analisi e di identificazione di tutte le risorse sociali, culturali, ambientali, storiche, antropologiche ed economiche presenti nella comunità. Il protocollo di intesa è stato siglato al fine di produrre risorse per il territorio, dati pure i cambiamenti che in esso avvengono. Il sindaco Marco Alosi ritiene che tale accordo possa fornire un grande aiuto a Fiumefreddo. L'Università degli Studi di Catania, oltre ad essere un ente competente, è pure al di sopra delle parti e potrà essere di grande aiuto nella revisione e nell'aggiornamento del piano regolatore, ha dichiarato Alosi. L'economia e le condizioni del territorio sono cambiate e bisogna trovare nuove soluzioni per far sì che gli imprenditori vogliano investire su Fiumefreddo. Si deve pensare non alla realizzazione di macrostrutture, ma di microstrutture che riescano a portare investimenti economici e lavoro. Siamo certi che l'Università di Catania sarà in questo senso molto utile e porterà risultati per tutto il paese, ha concluso il sindaco Marco Alosi.